Buongiorno, allora riprendiamo gli argomenti così come li avevamo lasciati in sospeso durante le nostre lezioni in aula. Abbiamo terminato la Prima Guerra Mondiale e voglio ricapitolare un pochettino le condizioni del dopoguerra. Una guerra sporca, una guerra in cui erano state usate armi non convenzionali che avevano lasciato per terra circa 8 milioni e mezzo di morti, di soldati morti, di cui 600.000 italiani. Successivamente ci fu anche un'epidemia di febbre spagnola, per la quale furono 13 milioni i morti. La guerra non ebbe solo un costo umano, ma ebbe anche un costo in termini finanziari, perché furono necessari dei prestiti per, diciamo, recuperare le città, gli edifici distrutti e devastati dai bombardamenti. La principale fonte di approvvigionamento finanziario furono gli Stati Uniti. Quindi molti stati europei si indebitarono con gli Stati Uniti per poter ricostruire queste città. E allora l'asse economico, che era stato sempre centrato sull'Europa, si sposta verso gli Stati Uniti. Quindi da quel momento in poi gli Stati Uniti diventeranno un baricentro economico importante e l'Europa il mercato di riferimento per gli Stati Uniti e tutti i loro prodotti, no? E quindi inizia questo principio di, insomma, esportazione e di globalizzazione economica. Il Giappone, sempre sovvenzionato in qualche modo dagli Stati Uniti nel proprio processo di industrializzazione, diventa il punto di riferimento per l'Asia. Abbiamo visto che la conferenza di Parigi, gli accordi di pace al termine della guerra sanciscono anche una diversa redistribuzione dei territori. Per quanto riguarda l'Italia, sappiamo che si è parlato di vittoria mutilata perché, come disse lo stesso D'Annunzio, gli accordi di pace precedentemente assunti non erano stati mantenuti e quindi alcuni territori non furono dati all'Italia. All'Italia, scusate, non furono dati all'Italia. E per quanto riguarda lo Stato che maggiormente era risultato sconfitto, il grande, insomma, responsabile di questa guerra, cioè la Germania, l'impero austro-ungarico venne completamente smembrato e quindi nacquero stati autonomi come l'Ungheria, la Cecoslovacchia, la Polonia, il corridoio polacco praticamente. L'Austria, e quindi venne meno questo grande impero insomma, importante. Dopodiché, altri territori vennero sottratti alla Russia, tra cui la Jugoslavia, che si costituisce come stato autonomo, e quindi diciamo, si va verso la configurazione dell'Europa così come la conosciamo. Dal punto di vista esistenziale, così come potremmo poi leggere anche in letteratura, per la prima volta insomma, gli uomini avvertono la durezza della guerra, perché la Prima Guerra Mondiale è stata una guerra ben diversa dalle guerre risorgimentali, che in qualche modo erano innanzitutto eroiche e secondariamente erano patriottiche, quindi erano condotte per liberare l'Italia o comunque gli altri stati dal dominio straniero, quindi c'era un che di glorioso, c'era un che di, insomma, come devo dire, etico. Invece questa fu una guerra sporca non solo per le armi non convenzionali usate, ma anche eticamente, perché non si vedeva alcuna ragione plausibile perché fosse iniziata. E comunque si concluse anche peggio perché l'amarezza che aveva lasciato in molti dei contendenti sarà il presupposto, il terreno fertile per l'inizio di una seconda guerra mondiale ben più catastrofica. Quindi possiamo appunto considerare la Prima Guerra Mondiale come l'innesco di quella che sarà poi la Seconda Guerra Mondiale. E adesso, nel prosieguo delle lezioni, capiremo meglio anche il perché.